Oggi siamo qua con questa protesta per manifestare il disagio che abbiamo, perché stiamo lavorando con un calo di presenze, soprattutto di incassi, che supera il 50% rispetto a un lavoro normale già di crisi. E queste sono dovute alle scelte che sono state fatte dall'amministrazione. Quello che riguarda i lavori del Piso l'abbiamo capito e ci siamo adeguati. Per quello che riguarda ora lo spostamento per fare spazio alle giostre, capiamo che anche i giostrai devono lavorare ed è giusto così, però l'area che è stata destinata a noi è insufficiente per le operazioni di carico e scarico delle merci. Abbiamo avuto un'adesione, direi totale, oggi non c'è il mercato, compreso il mercato coperto, quindi è segno che il disagio è più che forte. Lo spostare i mezzi per far spazio agli operatori che dovrebbero essere spostati per i giostrai vuol dire che non possono lavorare, perché per noi avere il mezzo dietro è parte integrante della nostra attività. Abbiamo provato a spiegare queste cose più e più volte. Ci auguriamo che questa manifestazione faccia fare un passo indietro all'amministrazione, che riconsiderino la possibilità di andare in Corso Nizza, soluzione che è già stata adottata anni fa per 5-6 edizioni, ma nel periodo totale delle giostre. Si possono ripristinare le fermate degli autobus vicino al mercato coperto, cosa che agevolerebbe gli anziani. Dobbiamo in assoluto tentare di ripristinare la situazione di prima, perché il comparto del mercato è uno dei comparti più importanti della città. Già solo gli operatori spostati, quando sono stati chiamati, convocati per firmare, nessuno ha firmato, tutti si sono rifiutati. L'adesione di oggi direi che fa capire a grandi linee quello che non può essere. Non, noi stiamo chiedendo di poter lavorare. Se oggi avessimo potuto lavorare, vi garantisco che saremmo tutti al nostro posto a lavorare, perché ne abbiamo bisogno.